va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. In questa puntata con Valentina sì. Branca. Ciao a tutti amici, ciao Enrico. Un brano che non avevamo mai fatto, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. E pensa, mia cara Valentina, che è uno di quei brani che molti matrimoni che vado a suonare mi richiedono proprio, gli sposi entrano nella sala con il più grande, tutti in piedi, fazzolettini alla mano e via. Siamo rigorosamente in diretta al 348 80 40 254 è il numero per essere presenti, per essere partecipi di quest'ora musicale. Casa Peiretti è pronta, Valentina è pronta, una e poi c'è il nostro giochino, abbiamo una puntata bella ricca questa sera, c'è il giochino in cucina con Branca, un video particolare che ci hanno mandato degli amici. Ragazzi,
fermi lì, perché sarà una bella ora musicale. E questo ve lo prometto. A noi piace molto stravolgere determinati brani. E il prossimo l'abbiamo stravolto tanto. È un brano di Silvia Salemi, Sanremo di qualche anno fa. La canzone era A casa di Luca. Ma come ci piace cantarla noi, dovreste imparare anche a casa. Invece di dire Luca, provate a dire Peiretti. Quindi certe sere a casa Peiretti, papparapapà. Tutti proviamo? Pronti? Siete pronti? Eccola qui. La canzone del turu turu turu. Questo brano, quando è uscito, lo sentivi in tutte le macchine. Eh sì, perché quel andavo, turiri... No, Pinerolo ha la punto gialla, cabrio, e turiri di qua, turiri, semaforo turiri. Dopo, arrivava uno in moto, turiri, perché la facevano anche la versione rock. Turiri, turiri, ah, sì? Hard rock. C'era.
Faccio queste cose e poi mi viene da tossire. Chiedo scusa amici a casa. Adesso siete pronti per il nostro super giochino dove noi in collaborazione con la Unicverse o in collaborazione con Rete 7 regaliamo questo prodotto qui. Vai Federico in regia. Wow. Uno scrub viso gel granulare adatto per tutti i tipi di pelle e fa veramente bene, un gran bel prodotto. Come fare per vincerlo? Per averlo in dono, in omaggio, dovete indovinare qual è il personaggio che adesso il nostro artista, il nostro amico Iatri, andrà a disegnare. Non tutto, solo una parte. Voi appena avete una minima idea di che personaggio possa essere, 348 80 40 254, scrivete il nome del personaggio e il vostro nome, ok? E poi, fine puntata, io chiamerò la o il vincitrice, vincitore. Che bello. Non si sa. Sì, 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 sì. Ma si mangia quella crema lì? Ma non puoi mangiare tutto ciò che vedi liquido, Branca. No, non si può. Fa bene per la pelle. Ah, fa bene per la pelle. Innanzitutto auguriamo buon lavoro al nostro Federico in regia questa sera. Diciamo che i fili li tira lui. E adesso andiamo a vedere il personaggio misterioso del nostro Super Iatri Arte. Eccolo qui. Ciao a tutti, ciao Enrico, ciao a tutti gli amici di casa Peretti. Eccoci di nuovo qui per una caricatura in due minuti. A un minuto mi fermo e voi dovete indovinare chi è il personaggio musicale famoso. Questa volta facciamo una donna che purtroppo è mancata e ci è dispiaciuto a tutti noi italiani che è mancata. Posso darvi qualche suggerimento? Non so, mi sa che ho già detto troppo. È una famosissima cantante e non solo. È nata nel 1943 a Bologna. Vi basta così? Mi fermo. La prossima parte la vediamo e scopriremo chi è la cantante famosa. Ciao, a dopo! Chi lo sa chi si nasconde dietro questi primi tratti non disegnati dal nostro Iatri? Avete una minima idea? Bene, 348 80 40 254 e provate a vincere, anzi, sì, a vincere il nostro super regalo. Certo. Adesso, mia cara BR7, sì, voglio portare i nostri amici, i nostri teleascoltatori in un posto magico fatto soprattutto dove c'è tanta musica. Tutti con noi, Eros Ramazzotti. Ti porto dove c'è musica. Di noi ed una volta il mondo farai girare come tu vuoi. Qualcuno ha detto la musica è fratellanza. Oh sì. Buona speranza allora, buona speranza. Se c'è un silenzio da rompere, è un muro di ostilità. Ti porto dove c'è musica, qualcosa succederà. Prendi questa
giorno, un'altra volgarità. Qualcuno ha detto è segno che cambia il tempo. Qualcuno che non ci sta a cambiare dentro. Prendi questa ancora fantasia, oh via, con i nostri piedi sulle nuvole. E poi nell'anima, fino in fondo all'anima, dove c'è musica, io ci sarò. Dove c'è musica. È vero. E perché ciò avvenga, sì, dobbiamo ringraziare tutti i nostri sponsor. Grazie, grazie. Anche se non lo siete ancora stati, in nostra compagnia, in qualità di sponsor, mandateci un messaggio al 348 80 40 254 se volete così provare a pubblicizzare la vostra attività in casa Peiretti. E vi garantisco che è una bella cosa, giusto Vale? E certo, altro che. E quindi pubblicità, eccoli qua. Valentina, io e Blasone siamo proprio curiosi di andare a scoprire qual è il prossimo brano che ci canti, qui, dal vivo, dai. Allora, il prossimo brano è un brano molto molto triste per i Retti. Come molto triste? Sì, no, sì, molto dai, triste. Che abbiamo fatto un bel inizio con tre brani divertenti, eccetera, eccetera. Perché purtroppo l'amore non è sempre felicità, dovete sapere che è la storia, sì, di due innamorati che però non possono stare insieme. Come? Loro vorrebbero stare insieme ma non possono. Beh, il mondo è pieno di innamorati che non possono stare insieme. E quindi raccontiamo questa storia triste, molto molto triste. Anche Blasone era innamorato di una bella amicina. Ecco. E poi l'ho castrato. Ecco. L'ho castrato, scusami, lo so che tutte le volte che ne parlo mi guardi brutto, ma ho dovuto farlo. Un giorno tu lo farai a me. No. Oh, dai, cantiamo questo brano triste, triste, triste. Proprio molto triste. Tristissimo. Su campo di grano che dirvi non so, un di paperino col babbo passò e vide tra gli altri papaveri al sole brillare e lì si incantò. La papera al papero disse papà, papare i papaveri come si fa? Non puoi tu papare i papaveri, disse mamma e papà. E aggiunse poi beccando l'insalata, che cosa ci vuoi fare? Vicino un ruscello che dirvi non so, un giorno un papavero in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocare e lì si incantò. Papavero disse alla mamma, mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Se tu da lei ti lasci impaperare, il mondo intero non potrà più dire, lo sai che pezzo triste adesso, eh? Ah, ecco, lo sapevo che arrivava. La canzone triste.
Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Bene. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento i papaveri in alto portò. Eh no! Così papaverino se n'è andato, lasciando paperina impaperata. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare? Ce l'abbiamo fatta! Noi l'abbiamo fatta bene, ma mi dispiace per la paperella. Hai capito? Praticamente l'hanno caput. Noi siamo tutti convinti che questo sia un brano giulivo, invece niente. Ma esatto, me lo cantava sempre la mia mamma da bambino, invece la canzone triste, ecco perché sono cresciuto così. Mamma... Ok, dai, a proposito di cose belle, anzi sì, cambiamo pagina, cose belle come i loro messaggi, 348 80 40 254, ma non fermatevi perché ne sono arrivati tanti, ma ne vogliamo andare a leggere di più. Vai Federico in regia! Ciao Enrico e Valentina, bellissimo e divertente il remake della canzone. Ma davvero si vede anche il mare da casa Peiretti? Bravissimi, siete fantastici, Beppe e Lore. Ma ci va solo un po' di fantasia, eh? Poi il mare in effetti lo vedi dal balcone di casa mia. Che bello sarebbe ascoltare una canzone napoletana, Matilde da Londra. Matilde, vediamo di cantartela. Magari la prossima, un po' stravolta, come piace a noi, però non è proprio napoletana del tutto, ma secondo me la puoi apprezzare. Mi mandate gentilmente una canzone di Omar Codazzi o Marco il Clan da Ivan di Mortara per mamma Angela e il baffo Lucio, grazie mille. E vedremo poi di riuscire a mettere anche questi brani che non sono tanto inerenti alla trasmissione Casa Peretti, sono più inerenti alla trasmissione che viene prima di noi, chi balla e chi canta, quindi comunque vedremo di riuscire a metterla. Ciao, il personaggio Raffaella Carrà, famiglia bizzarra, chi lo sa, potrebbe essere dalla bocca, in effetti potrebbe essere la grande Carrà. Un abbraccio amici cari, Alfonsino e Germano in vostra compagnia anche stasera. E questa è una bella idea, ci fa molto piacere, bravi, avete ottimo gusto, posso dirlo, avete ottimo gusto. Ciao per me Raffaella Carrà, da parte di Dani. Già due voti e due voti per la Carrà. Sarà stato bravo il nostro Iatri a nascondere il personaggio oppure no? Ciao Enrico e Valentina da Massimo B.A. Forza, 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 B.A. Vabbè. Grazie, grazie, grazie. C'è Valentina BR e lui è BA. Ciao, e la Carrà, Mario da Vignolo. Tre voti la Carrà. Iatri, questa sera. Buonasera a tutti. Valentina, mi fai ascoltare ovunque sarai. Grazie, Anna di Pinerolo. La imparerò, di chi dai, volentieri. Di chi è la nuova canzone di Rama. La mettiamo in programma allora, la impariamo. Raffaella Carrà, Gabri da Grugliasco. Ciao Gabri, grazie. Tra tutti coloro che indovinano il personaggio, ne estraiamo a sorte uno che vincerà il nostro prodotto. Ciao ragazzi, bellissimo inizio, bravi, baci da Manu, Alex, Elena e Violetta. Ciao Manu, ciao Ale, ciao Selena, ciao Violetta, ma che bei nomi che avete. Selena e Violetta, stupendi. Ciao i migliori, bravi, il personaggio è la Carrà da parte della nostra Maria. Ciao Maria. Ciao Vale, ciao Enrico, secondo me è Raffaella Carrà, punto. Bravissimi. Però questo messaggio non si è firmato e non possiamo... Si chiama Bravissimi. Ah, si chiama Bravissimi di cognome e punto in su, cioè pollice in su di no, vabbè. Ciao Enrico e Valentina, grazie per la compagnia e musica. Carla da Luserna, saluto tutti quelli che mi conoscono. Grazie, salutiamo anche noi, tutti coloro che conoscono Carla, a noi il saluto. Milva, ecco, finalmente uno che va un po' controcorrente... E dice Milva, quindi un po' la Carrà, un po' Milva. Grandioso inizio, bravissimi, grazie Enrica. Raffaella Carrà il personaggio, bravissimi, ciao a tutti, Anna Maria. Ciao Anna Maria. La Carrà sta prendendo proprio sopravvento. Il personaggio è Raffaella Carrà, lo dice anche Carla da Luserna. E sono già 7-8 contro un Milva.
Il personaggio è Raffaella Carrà. Eccala. Secondo me, complimenti per la trasmissione da Roberta. Grazie Roberta, grazie per i complimenti. Vorrei farli anch'io qualora tu avessi indovinato il personaggio. Il personaggio è Raffaella Carrà, lo dice anche Antonio Di Susa. Bravo Antonio, chi lo sa. Grazie comunque per seguire Casa Peiretti come a tutti voi. Ciao ragazzi, ciao Enrico e ciao Valentina, sempre grandi e sempre bravissimi. Un grande abbraccio, Max Vasco, e salutatemi la mia nipotina Gioia. Ciao, grazie. Gioia, ciao Max, ciao. Ciao Gioia, bellissima la nipotina, lei è bellissima. Bravissimi Casa Peiretti, un saluto speciale da Gabri, da Grugliasco. Ciao Gabri. Ciao. Salutiamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo da Grugliasco, personaggio misterioso Raffaella Carrà. Ma io mi chiamo Giuseppe Ivano Pintaudì, anche il cognome, Pintaudì. Bravissimo. Bello questo cognome, scrivici un po' le origini di questo cognome. Ciao Casa Peiretti, è sempre una gioia immensa la vostra compagnia, mitici, e colgo l'occasione per farvi a tutti voi tantissimi auguri di buona Pasqua e Pasquetta. Grazie altrettanto a tutti, grazie Lara, grazie. Grazie mille. Ricordiamo che a Pasquetta noi non andremo in onda, però subito al martedì, tu belli presenti. A Pasquetta andiamo a cercare le uova, a nascondere, a cercare le uova. Certo, stavo trafficando in garage, a momenti mi perdevo la puntata. Guai! Grazie, mi ha chiamato all'ordine, buona serata a voi. Ciao Tino, ci vediamo domani sera qui in diretta con i Total Black. Saranno delle belle canzoni, mi ha mandato la scaletta, è una bella scaletta, bella allegra. Ciao Enrico, ciao Valentina, buona serata anche da parte di Max 76. Grazie Max. Ciao Enrico e Valentina, il bellissimo e divertente remake della canzone, ma davvero si vede anche il mare da Casa Peiretti? Questo l'abbiamo già letto. Però Beppe Lore, mi fa piacere, questo messaggio, ripeto, è il mare, basta avere un po' di fantasia, nella vita vedi qualsiasi cosa. C'ho un amico che non ha fantasia ma prende un'altra cosa, che vede anche lui qualsiasi altra cosa. Enrico e Blasone, ti taglia la connessione per vendicarsi, povero Blasone, un abbraccio dalla famiglia bizzarra. Ma no, Blasone qua tranquillo. La connessione che va e viene. Per me il personaggio misterioso è Raffaella Carrà. Ciao da Elena. Brava Elena, brava. Comunque, insomma, c'è un po' un plebiscito sulla Carrà. Sarà così? Non lo sarà? Lo scopriremo nel terzo tempo. Un saluto a nonno Massimo, il cantante, da Gioia e Diego nel pancione. Quindi lì sotto, mia cara, c'è il fratellino. C'è Diego, wow. Bellissimi. Bella questa foto, mi ha emozionato. Sì. È arrivata una richiesta prima, sì, mia cara Valentina, di un brano, non è tanto napoletano, però ci riporta molto in quella terra partenopea. Ciao da Gabriella, Antonio e Domenica. Ciao ragazzi. Ciao. Questa foto credo che abbia il suo tempo, eh? Una foto antica. È una foto antica, sì. Proviamo a cantare, lo stravolgiamo un pochettino però, perché sai che a noi piace. Sì. Visto che Caruso l'abbiamo già fatto in tutte le salse, questa non è una salsa, è una cumbia, però vabbè, proviamo a farlo così, dai. Salzo dal piano forte, ma quando
uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E una potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, profondo noi pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. La tua vita come la scia di un'erica, ma sì, la vita che finisce, lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice, cominciò il suo canto. Tutti! Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai. E stravolgerla, io preferisco ancora l'originale, però per dare un po' di brio, due passi di cumbia, perché no, magari a casa le hanno fatti, secondo me sì. Bene, noi ci fermiamo soltanto esclusivamente 3 minuti, poi torniamo qui, personaggio misterioso in cucina con Branca e ancora tanta musica e gli ultimi vostri messaggi. Ma fatemela questa promessa, fatemela, non cambiate canale. Pubblicità, grazie. Valentina, dimmi. Vista l'ora, sono le 20:44. Sì. Io e Blasone abbiamo fame. Sì. E quindi è il momento esatto per andare a vedere la 22esima. Credo di sì. 22esima puntata di In Cucina con Branca. Facciamo anche un saluto al nostro Fabio. Ciao Fabio, vai regia. Ciao amici e amiche, bentrovati per una nuovissima e gustosissima puntata di In Cucina con Branca. Ciao Fabio. Ciao Vale. Che cosa cuciniamo oggi? Quest'oggi faremo dei salatini gustosi, pancetta e ricotta. E gli ingredienti per questi salatini, quali sono? Allora abbiamo intanto bisogno di un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Sì. Poi 200 grammi di ricotta fresca. Poi 100 grammi di pancetta a cubetti, possiamo scegliere se dolce o affumicata, un po' di sale, un po' di erba cipollina e poi infine un uovo. E il procedimento per fare questi gustosissimi salatini è il seguente. Allora Fabio, cosa abbiamo fatto? Allora abbiamo preso la pancetta, sì. L'abbiamo tagliata bene sfile, sì. Poi abbiamo aggiunto la ricotta, l'erba cipollina, alla fine un pochino di sale, abbiamo mantecato bene tutto e l'abbiamo messo all'interno della nostra sacca poche. Poi la sacca poche l'abbiamo tagliata ed è arrivato il momento di farcire i nostri salatini. Esatto. Ma prima cosa dobbiamo fare? Allora Vale, io prima andrei a fare, aspetta che tolgo solo un po' d'aria, perfetto. Sì. Ora andiamo a tagliare in 3 strisce, quindi la utilizziamo per lungo. Sì. Ok, quindi una e due, quindi abbiamo 3 strisce lunghe, perfetto. Poi andiamo a farcire la prima striscia e andiamo a farcire proprio nel mezzo. Ah, wow. Una riga lunga dritta, così. Che buono. Sì.
Speriamo, ma sì, sicuramente. Vale, abbiamo mai sbagliato la ricetta? No, mai, sono tutte buonissime, è vero, hai ragione. Vado avanti anche con le andiamo altre? Andiamo avanti. Ok, la seconda, perfetto. E andiamo avanti con la terza. Così abbiamo i nostri salatini farciti. Se poi vediamo, come in questo caso, Vale, sì, che ne manca un po', li andiamo ad aggiungere. Oppa, uno, due, tre, perfetto. La perfezione. Facciamo quello che si può. Certo. Ok. A questo punto andiamo a chiuderli su se stessi. Quindi prendiamo la parte più lunga, la andiamo a pizzicare insieme all'altra parte, in questo modo, Vale. Voilà, sì, grazie. Perfetto. Ok, sigilliamo bene. Ci aiutiamo anche con una forchetta, certo, eh? Per sigillare bene i bordi. Ecco qua. E allora, Fabio, abbiamo farcito le nostre striscette di pasta sfoglia, esatto. Le abbiamo chiuse su loro stesse, sì. E poi tagliate tutte a pezzettini. Sì, più o meno tutti uguali, sì, Vale. Adesso che faccio un bel pasticcio. Ecco, brava. Guarda, se vuoi puoi sbatterlo anche lì, se è più facile. Lo sai. Ok. La finezza non è una mia caratteristica. Non importa, sbattiamo bene l'uovo, sì. Vale. E poi? E poi, dopo che li spennelli, io vado a mettere facoltativo qualche semino di sesamo, ok? Poi li andiamo a mettere su una teglia che noi abbiamo già preparato da questa parte, li andiamo a mettere in forno a 200 gradi per 20 minuti circa. Poi chiaro che appena si vedono che sono un po' più dorati o meno dorati, lì a seconda del forno, perché non tutti i forni sono uguali. Esatto. E i nostri salatini con la ricotta e la pancetta sono prontissimi. Abbiamo preparato l'alzatina per posizionare. Fare un po' di figura, Vale. Sì, 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 mettiamo subito. Uno, due, tre. Noi li mettiamo, sì, però. Bocca. Ciao ragazzi, alla prossima puntata. Che buoni! Beh, devo dire che, bravi, sì, bravi. Erano molto buoni. Bravi. Che blasone molto, hai visto? Molto buoni. Beh, non sono proprio le tue crocchette, insomma, però. Adesso un altro gran bel brano, Marcella, sì. Bella, un titolo particolare, una canzone presentata a Sanremo un po' di anni fa, Uomo Bastardo. Sì. Ok? E la interpreti tu? Sì. Brava. Grazie. Anche perché siamo io e te, io non la so, quindi o la fai tu o la fa il gatto, quindi vai. La faccio io, dai. Accettarlo adesso è dura, ah, con un'altra donna no. Io dividerti non posso, perderei la stima in me. Tu vincevi sempre. Guarda.
Grazie. E adesso andiamo a scoprire, visto che il tempo è tiranno, tirannissimo, ma andiamo a scoprire chi era il personaggio chissà misterioso disegnato dal nostro super artista Iatri. Vai Federico, faccelo vedere. Avete capito chi è la cantante famosa e non solo cantante del 1943, nata a Bologna e mancata purtroppo l'anno scorso, una perdita grandissima per tutta l'Italia. Ecco, adesso non potete più sbagliarvi con questa cosa qui. E lei, il suo inconfondibile caschetto, la nostra Caramba, la nostra Raffaella Nazionale. Eccola qui. Purtroppo mancata nel 2021 a Roma, Raffaella Carrà, 1944, Bologna. Ciao a tutti, ciao amici, alla prossima! Bravi amici a casa, bravi. Iatri è stato molto buono, sì, molto bravo questa sera. Sono stati bravi perché io non l'avrei indovinato così, solo dal sorriso, senza invece, capelli. Io sì, quando l'ho visto oggi pomeriggio ho detto, sì, non bravissimo, sarà poi così difficile per i nostri amici a casa. Bene, volete scoprire chi ha vinto? Domani diremo il nome della vincitrice o del vincitrice, vincitore. Del vincitore. Eh beh, certo, d'altra parte. O della vincitrice o della vincitrice. Certo. È perché secondo me l'ha vinta una donna. Ah, okay. Non lo so, ho questa sensazione, non lo so. E poi adesso andremo a vedere. Il prossimo brano, però, lo voglio dedicare tutto a una ragazzina che tra qualche anno sarà una donna, sarà una gran bella donna. E se continua con questi gusti musicali, perfetta la tua vita, ma te lo dice uno che adora i Pooh, e quindi ieri mi ha scritto un messaggio che ho scritto, gentilmente mi fai sentire, c'è bisogno di un piccolo aiuto, e questa canzone è tutta per Flaminia, eccola qua. Padre nostro che sei nei cieli, o magari anche un po' più in su, quando è un attimo dammi retta, poi ti giuro non chiamo più. Io lo so, siamo insopportabili e tu da un po' non ci parli più, ma la vita ci ha chiuso fuori e hai la chiave soltanto tu. C'è bisogno di un piccolo aiuto, c'è bisogno di un piccolo aiuto, c'è bisogno di un piccolo aiuto qua giù. Padre nostro, sei troppi figli e a mantenerci non ce la fai, ti chiediamo soltanto insegnaci a cavarcela tra di noi. Più nessuno frequenta l'anima, c'è chi l'ha chiusa e ci ha aperto un bar dove danno emozioni a credito, ma sentissi che freddo fa. C'è bisogno di un piccolo aiuto, c'è bisogno di un piccolo aiuto, c'è bisogno di un piccolo aiuto, c'è bisogno di un piccolo aiuto qua giù.
c'è bisogno di un piccolo aiuto qua giù. E io voglio ringraziare Federico in regia. Grazie Fede. Una strepitosa Valentina Branca. Ciao a tutti, ciao. Non esisti, quello che accade è soltanto follia. Ma se ascolti e non muovi un mignolo, forse allora la colpa anche tua. Se sapevi già tutto dei secoli, tutto questo non ha un perché. Ma se invece c'è qualche ragione, facci male, ma dici qual è. Grazie amici. C'è bisogno di un piccolo aiuto. Ci vediamo domani per una nuova puntata di Casa Peiretti. Se volete rivedere qualcosa di questa, alle 23:30. Grazie Valentina, grazie Federico, grazie Giuliano Falco e un abbraccio a tutti voi, siete stati una meraviglia, grazie, ciao! Brasone, Valentina, Enrico Peiretti per voi! Buona serata, ciao!